Vice governatore Riccardi, oggi il ricordo di Zamberletti qua a Venzone. Lei ha lanciato con una proposta forte per quel che riguarda la sburocratizzazione degli interventi di protezione civile. Sì, noi spesso parlando del successo della protezione civile ci occupiamo giustamente degli aspetti dell'emergenza, degli aspetti ingegneristici, della tutela, della prevenzione, del territorio, delle strutture. Però io credo che tutto questo ragionamento possa estendersi a uno che è, secondo me, uno dei grandi problemi della pubblica amministrazione. Perché la protezione civile ha successo? Perché alla fine riesce ad applicare delle regole in minore tempo. E quindi credo che a pieno titolo, in tutto questo sforzo che si basa sulla memoria, ma la memoria non basta, ci possano essere le condizioni affinché tutto questo sistema si metta insieme con la protezione civile al centro e anche il sistema universitario per creare quelle condizioni che poi possano essere modello di efficienza per il Paese. Quindi anche intervenire nella riduzione dei tempi e quindi nella sburocratizzazione. Il Capo Dipartimento Nazionale ha avuto parole di elogio per la protezione civile di Friuli-Venezia Giulia, specialmente per tutto l'operato post-vaia. È stata un'esperienza straordinaria. 150 milioni di euro divisi in 600 opere, senza una sbavatura, senza un ricorso. Il grande patto Regione-Comuni e la grande lezione di Giuseppe Zamberletti. Lei ha detto che Zamberletti ha saputo tirar fuori il meglio di noi friulani. Sì, io credo che alla fine la grande lezione che Zamberletti ci lascia è quando dice il modello Friuli è replicabile, e lui dice il modello Friuli senz'altro ha delle condizioni di grande interesse, però ricordiamoci che nel modello Friuli c'erano i friulani. Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Borrelli, lei ricordando Zamberletti è... intervenendo oggi in Friuli-Venezia Giulia, ha ricordato come la regione sia stata capace, soprattutto dopo gli ultimi eventi di calamità naturale, a ricostruire, a intervenire senza che ci sia stato alcun ricorso e in piena legittimità. Sì, la regione ha dato una prova di grande capacità di intervento con i suoi 160 milioni di euro impiegati velocemente con i molteplici soggetti attuatori. È stata una prova che è stata tale per cui non c'è stato neanche un ricorso all'autorità giudiziaria, quindi una capacità di intervento e una correttezza delle procedure. Per questo ho voluto rimarcare questa capacità della Regione Friuli. Un ricordo di Zamberletti? Una persona eccezionale, un padre per tutti quanti noi, una persona che aveva una visione che dopo 40 anni è ancora attuale e noi non facciamo altro che proseguire dando attuazione ai suoi insegnamenti.